Benvenuti a questo nuovo appuntamento dei webinar su Mitomo Chemical. Sono Ignazio Romeo e oggi vi introdurrò a questo webinar dedicato al suolo, alle sue caratteristiche e alla sua salute e ai suoi microrganismi. Abbiamo con noi il nostro esperto di prodotti biorazionali, Marco Vocchianella. Buonasera a tutti, già mi conoscete. E lui, esatto, lo conosciamo già bene, ci farà fare questo viaggio nel sottosuolo tra microrganismi e caratteristiche del terreno. Questa sera parleremo, faremo un bel excursus in tutta la parte della rizosfera, della parte appunto dell'intorno radicale delle piante. Poi abbiamo intitolato il webinar C'è vita sottoterra e appunto questo focus, questo excursus ci servirà per vedere quanto è utile, quanto è affascinante, quanto è anche appunto interessante a conoscere quello che avviene nel sottosuolo e usarlo, garantirlo per quanto riguarda la vita appunto del sottosuolo e la salute stessa delle nostre colture. Gli argomenti che tratterò questa sera ruoteranno attorno al concetto di sostenibilità di agricoltura nuovo, diciamo un concetto che appunto vedrete tiene conto a 365 gradi di quello che è la parte agronomica, tutti i benefici collegati ai microrganismi tellurici, quindi dalle micorrize, ai batteri della rizosfera, a tutte quelle forme di vita microscopiche che vedrete aiutano appunto la vita del sottosuolo. Un piccolo accenno ai tricodermi, cosa sono, come funzionano e veloci consigli di applicazione, un focus un po' più approfondito sulle micorrize e finiremo poi per distinguere alcune micorrize da altre per quanto riguarda le proprietà le forti differenze di formulazioni e poi soprattutto un po' nel nostro stile, come piace dare a noi, diamo i numeri e facciamo vedere come effettivamente e praticamente questo tipo di applicazioni che possono essere utilizzati sia in agricoltura integrata che in agricoltura biologica fanno la differenza e risultati e numeri alla mano. Prima di tutto appunto il concetto di sviluppo parte da questa sigla, noi nota anche per altri motivi SPQR, ma gli obiettivi che contano in agricoltura non sono soltanto produttività e redditività, ma sono per fortuna anche l'aspetto qualitativo e l'aspetto sostenibile, quindi un aspetto ambientale, un aspetto che salvaguardia tutto l'ambiente a noi circostante e ci consente, ci spinge verso l'adozione di pratiche agronomiche sostenibili e l'utilizzo di prodotti come quelli che andremo a vedere, che sono assolutamente appunto di origine organica, molto sicuri e appunto sostenibili e virtuosi, anche se reiterati nel tempo e utilizzati nell'ambiente. Conosciamo molto bene il concetto di sviluppo di parte aerea, quindi noi appunto parliamo quotidianamente, chi è nel settore parla quotidianamente di pratiche agronomiche, di gestione della chioma, di gestione del verde, di tutta la parte fitoiatrica, della biostimolazione, dell'induzione di resistenze, che sono tutti buone pratiche agronomiche, scusate, visibili e giustamente pensabili per la parte appunto aerea. Quindi per tutta la parte di foglie, di produzione dei frutti, ma bisogna sempre porre grande attenzione e interesse anche alla parte ipogea. Quindi oltre alla gestione idrica, alla parte della reazione, della nutrizione minerale, è bene sempre anche parlare di gestione delle malerbe, di regolazione del pH, della salinità e di tutto quello che è effettivamente la parte di vitalità del suolo. Il suolo non è sterile, il suolo, come vedete da questa immagine, questa slide, è formato da parti minerali e da una fetta, circa un 15%, 15-20%, da parti organiche.
Queste parti organiche frazionate a loro volta in humus e frazione attiva sono la parte effettivamente vitale, sono la parte che effettivamente fa la differenza ed è brulicante di vita, fino ad arrivare, come vedete, a una frazione estremamente vitale che contiene funghi, batteri attenomiceti, fauna tellurica e vari tipi di appunto altre forme di vita tra funghi, protozoi, alghe, nematodi e lieviti, che appunto costituiscono la parte vitale, interattiva, possiamo dire, e assolutamente interessante e indispensabile per le nostre colture e per il mantenimento appunto di una sostenibilità agricola del terreno. Il concetto di sostenibilità agricola è indispensabile perché tutto quello che sono le sostanze organiche che andiamo a dare mediante appunto nutrizionali, biostimolanti e anche soprattutto quelle che ciclicamente ricadono nel terreno come appunto scarti dagli scarti di potatura alle foglie, a tutta la parte appunto di sostanza organica che durante il ciclo annuale va a ricadere nel terreno, viene trasformata da tutta questa popolazione tellurica in micronutrienti, in macronutrienti presenti e immediatamente diciamo biodisponibili per la pianta. L'assenza, la povertà di forme di vita nel sottosuolo giocherebbe un ruolo fondamentale e negativo per quello che è poi la salute della pianta e la capacità di quest'ultima di assorbire nutrienti e acqua. Quindi la salute del suolo è assolutamente indispensabile e bisogna sempre tenerne assolutamente conto. Di conseguenza il nuovo concetto appunto di sostenibilità è assolutamente legato a quello che è l'equilibrio, quindi l'importanza di gestire tutta la parte diciamo immediatamente visibile soprasuolo, ma pari importanza bisogna assolutamente darla anche a tutta la parte di gestione del sottosuolo. Come noi come Sumitomo, come catalogo biorazionale, offriamo diversi prodotti per poterlo fare. In primis abbiamo le micorrize, abbiamo anche i tricodermi, abbiamo diversi nutrizionali che possono essere utilizzati appunto per stimolare tutta la radicazione e per stimolare tutto quello che è l'accrescimento e il bioritmo nella pianta per aumentare sia la parte produttiva sia la parte di qualitativa e garantire il benessere della pianta. Per quanto riguarda i microrganismi tellurici e le micorrize sono estremamente importanti perché i loro benefici vanno, come dicevo, dall'assorbimento, il miglior assorbimento dei nutrienti alla crescita ottimizzata della pianta. È palissiano come una pianta che stia bene, che stia in un ambiente migliore possibile, produca più frutti e abbia un bioritmo eccellente. La stessa avrà più tolleranza per eventuali situazioni di stress, siano esse diciamo climatiche, siano esse idriche, la situazione appunto un buon suolo è in grado di impattare anche positivamente su quello che è una tolleranza o un discepimento, come vedremo, anche dei metalli pesanti, e quindi garantisce proprio una miglior salubrità stessa del suolo. Un gioco importante lo fa la glomalina, che è una proteina molto importante e prodotta in maniera significativa dalle micorrize, e grazie a questa glomalina praticamente noi possiamo avere una solidificazione diciamo del suolo e una forza aggregante che questa glomalina garantisce a tutta la parte ipogea. Si è inoltre studiato e verificato come grazie all'apporto di micorrize, alla funzione della glomalina, si riesce a immagazzinare la parte di carbonio, quindi di CO2, di anidride carbonica presente nell'aria e ottimizzarla creando appunto delle riserve all'interno del sottosuolo. Questo porta ovviamente due grandi vantaggi. Il primo è quello di magazzino proprio di
riserve di carbonio per la pianta nella zona radicale, e il secondo ovviamente è quello proprio di una dimensione, di una gestione dell'anidride carbonica più virtuosa a livello proprio ambientale. La glomalina poi accumulata durante nel sottosuolo dura dai 7 ai 42 anni a seconda delle varie condizioni, e quindi è proprio un aumento migliorativo e significativo della qualità del suolo. Per intenderci, fotograficamente vediamo qual è la differenza effettiva di questa glomalina, qual è la differenza tra un sottosuolo che è in salute, tra un sottosuolo che appunto è ricco di microrganismi tellurici funzionanti e un sottosuolo invece che è sterile o tende a diventare sterile. Lo vedete nelle immagini, a sinistra abbiamo appunto un sottosuolo con solo del materiale inerte, a destra abbiamo invece un sottosuolo ricco di acidi umici, ricco di glomalina e appunto ricco di tutte quelle sostanze che vi ho elencato sopra. Diventa quindi palese, ecco, porre attenzione a questo tipo di argomentazioni. Per quanto riguarda i tricodermi, sono dei funghi, sono dei deuteromiceti, vengono definiti simbionti non virulenti e opportunistici, sono dei tricodermi che normalmente sono ubiquitari e vengono utilizzati ovviamente a concentrazioni più elevate dal punto di vista fitoiatrico per quello che è tutta la difesa dell'apparato radicale. Sono dei funghi in qualche modo, diciamo, simbionti, che hanno un'azione sia preventiva che curativa nei confronti delle nostre piante, in quanto riescono a fare competizione fisica e competizione biochimica, ovvero intercorrono in quello che è l'occupazione dello spazio e l'occupazione delle risorse nutrizionali nei confronti di eventuali organismi parassiti presenti in un suolo sporco, in un suolo non tenuto in salute. Quindi costituiscono una vera e propria calza nell'intorno radicale che fa proprio da scudo rispetto alle malattie, ai possibili patogeni che appunto possono essere presenti nel terreno, in terreni magari stanchi o in terreni eccessivamente idratati, e fungono anche da curativi, perché grazie al loro proliferare, al proliferare del tricodermi, c'è questa funzione di ectoparassitismo e funzione di antibiosi che va a ridurre in maniera significativa, a fermare eventuali microrganismi parassiti, bloccando la loro crescita e praticamente neutralizzando la loro pericolosità. Per quanto riguarda, diciamo, il catalogo Sumitomo, abbiamo a catalogo un prodotto chiamato Patriot Gold, è costituito appunto da tricoderma, e le principali patologie terricole che controlla, che quindi si possono fermare e controllare, sono il Phytium, la Phytophthora, la Rhizoctonia, la Sclerotilia, il Verticillium e l'Armillaria. In questa slide, che poi renderemo disponibile a fine presentazione, vi ho lasciato le fotografie appunto di alcuni tra i principali problematiche radicali e del sottosuolo. Quindi abbiamo la Phytophthora, il Phytium, la Sclerotinia e la Rhizoctonia. Come si usano i tricodermi? Ecco, i tricodermi possono essere utilizzati nelle fasi di trapianto o pretrapianto per creare in maniera preventiva un suolo più pulito, più pronto poi ad accogliere le nostre culture, oppure possono essere utilizzati in post-trapianto, sempre mediante fertirrigazione, nel momento in cui esiste già una patologia, esiste già una problematica, e quindi vi è la necessità di tamponare questa patologia, facendo in modo che essa non si espanda e non vada a colpire altre culture. In questo caso, quindi, tutta la zona da trattare ovviamente va estesa sia alle culture che vediamo essere colpite dalle patologie appunto radicali, sia a una zona limitrofa, in modo che si va a creare proprio una barriera biologica, facendo in modo che appunto il tricoderma fermi l'avanzata di eventuali malattie. Entriamo invece più nello specifico nel mondo delle micorrize. Vedete qui una foto microscopica di questi funghi che sono simbionti, anch'essi
sono ubiquitari, ma vengono utilizzati in concentrazioni molto più elevate da un punto di vista professionale per aumentare quello che è la quantità e la qualità delle produzioni agricole. Una nota, diciamo, di colore storica, perché è un po' un vanto italiano la scoperta delle micorrize, in quanto il botanico Giuseppe Gibelli già nel 1882 parlava dei benefici che questi funghi simbionti possono dare. Ovviamente poi sono state studiate molto più nello specifico, e c'è da dire che a livello naturale il 90% delle piante fa già simbiosi quindi ha già una micorrizzazione attiva con quello che è la parte appunto naturale, quindi nel momento in cui c'è una situazione naturale di pianta nel terreno e nel suo ambiente, vi è una situazione di micorrizzazione. Quello che fa la differenza a livello professionale è appunto saperlo utilizzare in dosaggi più elevati a fine di massimizzare tutti quelli che sono i benefici di una micorrizzazione, di una simbiosi per riuscita. Ecco appunto qualche fotografia microscopica delle micorrize. Come vedete sono dei funghi che vanno a colonizzare appunto i peli radicali più fini, andando ad espandere l'apparato radicale stesso mediante le loro ife. In questo caso vedete quello che è la radicazione della stessa micorrizza all'interno delle cellule delle radicali. Quindi questa è una fotografia appunto di cellule dell'epitelio radicale della pianta, dove vedete poi questi corpuscoli che sono le micorrize, dalle quali poi estenderanno le ife, che appunto rappresenteranno la nuova radice espansa della pianta. Qui uno schemino appunto per farvi vedere quello che prima era in fotografia microscopica. Abbiamo la pianta, abbiamo la radice, quindi la radice normale senza micorrizza avrebbe esplorato una certa quantità di suolo limitata, la capacità delle ife che appunto si assediano nell'apparato radicale è quella di espandere in modo assolutamente significativo, fino dalle 600 alle 1000 volte per quello che è la capacità captativa esplorativa, e quindi espandersi all'interno della rizosfera. Un apparato radicale molto più strutturato ed efficiente porta sicuramente a un benessere, a una struttura radicale molto più molto maggiore, porta a un'efficienza nutrizionale maggiorata e quindi a un'ottimizzazione negli investimenti dei concimi, perché abbiamo una maggiore capacità di utilizzazione appunto dei concimi dati, oppure di captazione di tutto ciò che è presente nel suolo, e ovviamente anche una maggiore efficienza idrica. Quindi abbiamo una sicuramente maggiore tolleranza agli stress idrici e una maggior sopportazione di tutti quelli che sono gli stress da caldo e da siccità. Non tutte le micorrize però sono uguali, la tecnologia conta. Ecco qui che il catalogo Sumitomo interviene per porre l'attenzione su quelle che sono effettivamente le differenze sostanziali e significative delle micorrize in commercio. I formulati MycoApply, che sono i formulati appunto del catalogo Sumitomo, vantano diversi valori, diversi diciamo unique selling point che fanno effettivamente la differenza, e andiamoli a vedere. Il primo è quello di avere quattro diverse specie di funghi endomicorrizici, quindi abbiamo una specie di Rhizophagus, l'Irregularis, e abbiamo tre specie di Cladodoglomus, il Cladodoglomus luteum, il Cladoideum e l'Etunicatum. Avere quattro specie di funghi endomicorrizici anziché uno o due ci permette ovviamente di avere la maggiore adattabilità possibile in termini di colonizzazione di simbiosi. Quindi la conseguenza è quella di andare sempre ben in porto con le applicazioni, di applicare la giusta quantità di prodotto e di massimizzare quello che è l'inizio della micorrizzazione e di conseguenza poi i benefici che ne scaturiranno.
Un altro punto molto importante della formulazione è quella che le formulazioni appunto Mycoplai di Sumitomo sono arricchite in batteri della rizosfera e acidi umici. Per tutta la parte dei batteri della rizosfera abbiamo già fatto appunto una discreta introduzione per capire quanto è importante tutta la vitalità del suolo. Per gli acidi umici è giusto spendere una parola in più, poiché grazie alla capacità appunto acida riescono a creare un ambiente subacido molto favorevole sia alle prime radicazioni naturali della pianta sia alle stesse micorrize per appunto andare a trovare il substrato perfetto e anche qua migliorare, velocizzare il più possibile quello che è la micorrizzazione. Inoltre, anche qui molto importante per quello che è la velocità di micorrizzazione è che i formulati Mycoplai sono sempre disponibili, diciamo, le micorrize in essi presenti non sono solo spore, ma sono presenti sia in spore che in ife che in micedi. Questo permette la maggior velocità possibile anche in questo caso di colonizzazione. Non sono solo spore, quindi non è necessario che queste spore si adattino all'ambiente circostante, si reidratino e successivamente inizino il loro ciclo appunto di proliferazione nella pianta, ma avendo a disposizione all'interno del formulato sia ife che miceli, la radicazione e la micorrizzazione avverrà prontamente. Questo è assolutamente riscontrabile, potete poi vedere anche in webinar precedenti che abbiamo fatto su questi argomenti, come la micorrizzazione mediante prodotti Mycoplai avviene ed è già visibile entro un paio di settimane e può essere effettuata addirittura su insalate o su tutte quelle culture che hanno un ciclo anche medio o addirittura molto breve. Quindi i risultati sono già ben visibili anche con insalate che hanno cicli da 4-5 settimane al massimo. Non con tutti i formulati questa cosa è possibile. Altra cosa molto interessante è che per quanto riguarda le capacità di stoccaggio e di tenuta alla temperatura e al pH, questo tipo di formulazione è molto resistente, tant'è che può resistere a sbalzi, può anche temperature di magazzino che possono andare dai 4 ai 60 gradi. È compatibile con oltre 35 fungicidi e c'è un range di pH che va da 4,5 a 8. Queste sono caratteristiche che rendono il prodotto estremamente resistente anche a livello di magazzino, quindi un prodotto diciamo lasciato su uno scaffale per un po' di tempo nonostante degli sbalzi climatici estivi o autunnali o invernali, nel nostro caso, nel caso di Mycoplai, può essere tranquillamente utilizzato anche l'anno successivo. C'è da fare una puntualizzazione che nel momento in cui invece la micorrizzazione è già avvenuta, quindi la micorrizza si è agganciata alla parte radicale della pianta, in questo caso diciamo non ci sono temperature che diano problemi. Nel momento in cui la pianta rimane viva, la micorrizza rimane agganciata alla pianta stessa. Vi dicevo, a catalogo abbiamo la gamma Mycoplai e questa sera vi parlo di Mycoplai DR e di Mycostart Bio. Mycoplai DR si presenta con un sacchetto di marrone, appunto per richiamare tutta la parte dell'apparato radicale, della parte sotterranea, e sono dei sacchettini da mezzo chilo. È un formulato polverulento microscopico, è assolutamente compatibile con filtri oltre 120 mesh, è molto veloce da sciogliere perché è sostanzialmente idrosolubile. Non se è un formulato che addirittura non serve la continua agitazione. Quello che è importante è che, date le sue caratteristiche tecniche estremamente appunto raffinate, non genera assolutamente nessuna occlusione nei fori delle ali gocciolanti e ha una perfetta distribuzione nelle bande di coltivazione. Quindi anche in presenza di ali gocciolanti o tubi di distribuzione molto lunghi, non vi è la problematica della distribuzione disuniforme del prodotto, perché essendo appunto idrosolubile e non creando dei particolati che sporcano l'impianto o che si depositino nell'acqua, la distribuzione appunto è assolutamente uniforme.
Per quanto riguarda le dosi, ecco, vi ho indicato un dosaggio comodo che potrebbe essere quello di fare un calcolo a piantina nel momento in cui avete magari dei plateau da bagnare o delle situazioni dove potete fare delle potete appunto bagnare in modo localizzato, e generalmente 0,1 grammo, massimo 0,2 grammi a pianta sono più che sufficienti a far scaturire quello che è la micorizzazione. Per quanto riguarda invece parti appunto bagnate da un impianto di fertirrigazione o con ale gocciolanti o con appunto sprinkler, è possibile utilizzare 170 grammi di micoplai DR per coprire, per bagnare 1000 metri quadri. Vi dicevo anche la dose per quanto riguarda il semenzaio o direttamente nei vasi, può essere anche gestita con 500 grammi a ettolitro, in grado sostanzialmente di coprire, di bagnare fino a 5000 piante. Per quanto riguarda appunto le culture annuali, mi interessa sottolineare che se la formulazione, come nel nostro caso, è altamente tecnica e performante, è sufficiente, più che sufficiente, una sola applicazione fatta bene. Quindi non c'è bisogno di tornare a fare costanti applicazioni come magari altre micorrize presenti sul mercato richiedono durante l'anno, ma un'applicazione fatta bene è più che sufficiente e dà risultati, come vi accennavo prima, già a partire dalle 2 settimane dopo averla applicata. Per quanto riguarda le culture perenni, soprattutto se non si parte dal vivaio, se non si parte dall'impianto giovane o giovanissimo, è necessario fare almeno 3-4 diciamo interventi, quindi fare un'applicazione, anche in questo caso basta un'applicazione all'anno, ma poi il consiglio tecnico è quella di ripeterla per almeno 3 anni consecutivi, dato che in quella situazione l'apparato radicale è già ben sviluppato e quindi c'è bisogno di più micorrize, di più propaguli al fine di proliferare, lasciar proliferare le micorrize nell'ambiente sottostante. Per quanto riguarda MicroStart Bio, invece, è una formulazione microgranulare che prevede la parte di micorrize attive, altamente concentrate per essere appunto attive ed efficaci e ben visibili, più una piccola parte nutrizionale fosfoazotata, quindi abbiamo un fosforo al 5% e un azoto, un azoto al 5% e un fosforo al 16%. Anche questo tipo di formulato è utilizzabile in agricoltura biologica, quindi non vengono utilizzati, diciamo, né azoti né fosfori trattati con acidi non autorizzati per l'agricoltura biologica. Interessante vedere che questo tipo di formulato microgranulare non è igroscopico e ha un diametro minore di 1 mm, tale per cui è possibile, come vedremo, utilizzarlo anche, non solo diciamo lasciarlo nel solco di semina in modo manuale, ma anche utilizzando le seminatrici o i microgranulatori dedicati. Vedete, come vi accennavo, che è adatto alla concimazione localizzata e avendo già una piccola parte di fosfo azotata e in più le micorrize, praticamente può andare a sostituire tranquillamente quello che è tutta la parte di prima nutrizione che viene fatta magari con altri prodotti non biologici e che hanno un valore di fosforo e di azoto molto maggiore. In questo caso noi abbiamo le micorrize che ci garantiscono quello che è effettivamente l'efficacia o la captazione nel terreno degli elementi utili alla pianta. Per quanto riguarda il dosaggio, nel caso di appunto l'utilizzazione di 50 grammi, di 50 kg di seme, diciamo può essere il dosaggio base ettaro è quello di 40 kg di MicroStart Bio per ettaro, tendenzialmente, soprattutto in questo caso nel caso del frumento, si possono aggiungere 10 kg di MicroStart Bio ogni 50 kg di seme. Il prodotto viene venduto in sacchi, appunto, come avete visto, bianchi da 10 kg ciascuno, quindi anche comodo da utilizzare
direttamente, come vedete, nella semina di Tramoggia. È un prodotto che non impacca, è un prodotto che non è assolutamente igroscopico, non genera polveri, quindi è molto comodo, è molto sicuro, non sporca, e ha un peso specifico assolutamente coerente, diciamo, simile a quello dei semi, tant'è che durante appunto la fase di semina cade in modo omogeneo insieme ai semi. Su internet abbiamo pubblicato sui nostri canali social e su YouTube dei video dove appunto si vede il seme che cade appunto nei solchi di semina, e si vede come questo tipo di prodotto cade in maniera omogenea e quindi si autodistribuisce in maniera adeguata lungo appunto i solchi di semina insieme ai semi. Vediamo qualche dato di campo. Vi cito le ultime prove in modo appunto da avere sempre materiale aggiornato e interessante, e questa sera ho voluto fare un focus su quello che è la vite, una vite appunto ai primi anni di impianto, e poi vedremo qualche dato sul fomento. In questo caso siamo al secondo anno di applicazione, ripresa vegetativa, vedete che è un progetto portato avanti ad Orta, in quella di Castellarcato. In questo caso sono state fatte due applicazioni di MicoApply DR, la prima al primo anno di applicazione, durante la ripresa vegetativa, e la seconda al secondo anno di applicazione, sempre durante la ripresa vegetativa, mediante lance che permettevano, diciamo, l'idratazione localizzata, perché in questo caso era un campo sperimentale, quindi c'era questo tipo di comodità. Sottolineo ancora una volta che in questo caso, per questo tipo di prodotto, è sufficiente una singola applicazione ogni anno. Come vedete, sia il diametro del tralcio, sia la lunghezza del tralcio, espressi in millimetri e centimetri, hanno presentato delle differenze significative sulla parte trattata. Quindi la parte trattata ha un diametro maggiore e una lunghezza del tralcio maggiore. Vuol dire che la vite arriva prima alla produzione, cioè si anticipano i tempi, pur restando in una gestione molto, diciamo, virtuosa e non stressata di quello che è la crescita appunto fenologica della vite stessa. Per vedere anche la parte visiva di quello che stiamo dicendo, la prima striscia di foto rappresenta delle altre micorrize in test, e vedete come sostanzialmente non hanno spiccato notevolmente rispetto alla seconda striscia di foto, dove si vedono le micorrize di Sumitomo che effettivamente hanno portato una differenza significativa in quello che è lo sviluppo della nostra vite, sia per quanto riguarda la parte fogliare, come vedete, molto folta, sia, come abbiamo visto prima, la parte relativa al tralci. Le conclusioni, diciamo, di questa prova, che in realtà andrà avanti anche per gli anni successivi, ma già ora, analizzando poi tutta la parte della rizosfera e andando a vedere la parte vegetativa e produttiva, abbiamo visto come tutte le viti trattate con MicoApply DR hanno presentato maggiore ricchezza di specie sia fungine che batteriche nell'interno della rizosfera. Maggiore ricchezza per quanto riguarda i batteri azoto fissatori e un aumento di esopolisaccaridi e una miglior capacità di solubilizzare i metalli pesanti. Quindi anche qua si gioca un ruolo virtuoso, come accennavamo prima, anche nella purificazione stessa dei terreni nel momento in cui si vanno a usare le micorrize. Benefici vegetativi e produttivi che vedremo in seguito, poiché abbiamo verificato il miglioramento della funzionalità nel ciclo dell'azoto, un miglioramento di quello che è il ciclo del fosforo, quindi una maggiore assimilazione del fosforo organico e un maggior consumo di fosforo inorganico, assolutamente fondamentale. Motivo per cui possiamo anche gestire in modo poi più virtuoso tutta la parte di fertilizzazione. Aumenta, grazie all'utilizzo delle micorrize, il ciclo del carbonio e il rilascio di materia organica, aumenta la produzione di acido salicilico, quindi la pianta è sostanzialmente più sveglia, e aumenta anche tutto quello che è la clorofilla e l'attività appunto fotosintetica.
andando quindi a portare forti benefici alla vitalità della pianta e conseguentemente anche poi a quella, alla parte di produzione. Un'altra prova che poi vi invito appunto a vedere anche i video sempre sul nostro canale YouTube, è quella fatta in una a Cenaia e vedete in questo caso appunto una parte di vivaio nel quale sono state trattate delle barbatelle in vaso e una parte non trattata. La differenza è palese tra il trattato e il non trattato e diventa ancora a livello fogliare e diventa ancora più palese quando si va a vedere le differenze tra il trattato con le nostre micorrize e il non trattato. Vedete che la presenza di una massa radicale assolutamente molto più corposa, molto più vitale, è innegabile. In questo caso, anche in questo caso, l'applicazione è stata fatta una sola volta, fatta bene, il dosaggio era 0,1 grammi per pianta e i rilievi, l'applicazione è stata fatta il 12 giugno e i rilievi sono stati fatti il 13 giugno. Vi lascio nelle slide anche altre caratteristiche appunto di comparazione con altri formulati presenti sul mercato, però vedete chiaramente che la formulazione che maggiormente ha spiccato è proprio quella del MicroApply DR. Quindi si presenta il prodotto più performante, ma si conferma anche il prodotto più economico, perché appunto può essere utilizzato a 0,1-0,2 grammi vaso. In questo caso appunto 0,2 grammi vaso, non 0,1. Parliamo e concludiamo parlando appunto di frumento. Questa è una prova, una media di 4 prove fatte su frumento in Italia. Vedete come la micorrizzazione che ha avuto luogo rispetto al testimone o rispetto a uno standard con una concimazione base ha portato a un aumento del 6% di produzione. Quindi molto interessante anche in questo caso andare a vedere il beneficio sicuramente produttivo della micorrizza col quale si vanno a ripagare ovviamente ampiamente tutti i trattamenti di micorrizzazione. Si porta a casa una produzione maggiore in termini di quintali ettaro e in più si va a giocare in modo molto virtuoso e a garantire quella che è appunto la vitalità del nostro sottosuolo. Vediamo qualche foto, ringrazio il nostro collaboratore dottor Ambrifi anche per averci fornito queste foto nuove. Questi sono proprio dei rilievi nuovissimi, infatti vedete nel scritto dicembre 21, ma in realtà è dicembre 2020, scusate l'errore, e sono delle foto che appunto mi sono state inviate pochi giorni fa. Vedete come in questo caso terreno frumento tenero, varietà Giorgione, trattata, in questo caso vedete il trattato, in questo caso vedete il campione senza le micorrize. Le differenze sono anche qua visibili e palesi. Altri dati interessanti, in questo caso la semina è avvenuta il 14 e il 15 febbraio, in questo caso eravamo sulla piana del Tevere e la varietà di frumento tenero è il Banderas. Vedete che la parte di micorrizzazione avvenuta con i metodi che vi facevo vedere prima del microgranulare MicroStart Bio ha una differenza assolutamente palese e molto significativa riguardo a tutto quello che è la spinta germinativa, a tutto quello che è l'uniformità di crescita e una cosa significativa anche da notare è che maggiore è l'attecchimento, più veloce è la capacità appunto germinativa, minore sarà anche il danno che è causato dagli uccelli che mangiano tutte le sementi che non hanno ancora radicato, non hanno ancora iniziato appunto la loro fase di germinazione. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione e quindi diamo spazio come di consueto alle vostre domande. Grazie per la presentazione, ringrazio tutti per le domande che ci avete fatto, cercheremo di rispondere alla maggior parte delle domande. Se eventualmente avesse altre domande o non riuscissimo a rispondere a tutte le domande, vi ricordiamo sempre di scrivere a Sumitomo, a info@sumitomo-chem.it. Adesso condivido anche sulla chat, così potete leggere tutti l'indirizzo.
Cominciamo con alcune domande. Ci chiedevano, sono tantissime sulle micorrize, ci chiedevano per esempio se il fosforo contenuto nel Micostat Bio se può creare problemi alle micorrize. Sì, questa è un'ottima domanda, è sempre giusto puntualizzare questa cosa. Le quantità di fosforo che eventualmente possono rallentare la micorrizzazione sono di 100 ppm, cioè solo nel momento in cui il fosforo supera le 100 parti per milione presente nel terreno, allora abbiamo un rallentamento della micorrizzazione, altrimenti non c'è nessun problema. Quindi nel nostro caso, che abbiamo appunto un 16%, ovviamente non c'è problema per quanto riguarda la micorrizza, ma anzi una prima quantità di fosforo va comunque a stimolare la parte della radicazione della pianta. Ok. Poi molti ci chiedono più informazioni sui dosaggi, in particolare sulle colture perenni, ce lo chiedono sia per la vite che per gli agrumi. Sì, allora la dose per quanto riguarda le colture perenni è di 1,7 kg a ettaro nel momento in cui si riesce a fare, diciamo, una bagnatura abbastanza localizzata, altrimenti il consiglio è quello di utilizzare i 2 kg per ettaro in modo da essere anche comodi, diciamo, proprio con i sacchetti, avendo dei sacchetti da mezzo chilo. Nel momento in cui si vuole micorrizzare un terreno e delle colture perenni che hanno più di una decina d'anni, consiglio di aumentare la dose a 2,5 kg. Ma questa dose poi basta comunque una volta all'anno per 3 anni consecutivi. Ok, giusto per chiarire, perché ce l'hanno anche chiesto poi, il prodotto è il Micoapply DR. Micoapply DR. Sì, perché ci chiedevano anche quale prodotto è migliore per la vite, per esempio. Quindi parliamo di applicazioni al terreno con Micoapply DR, che è stato disciolto in acqua. Esattamente. Poi ci chiedono se è possibile miscelare Micoapply con altri prodotti in fertirrigazione. Sì, non ci sono problemi. Scusa Marco, non ti sentiamo più. Prova a ricominciare la risposta, scusami. Sì, ho detto che non ci sono problemi per quanto riguarda la possibilità di miscelare appunto Micoapply con altri prodotti di biostimolazione o di fertilizzazione. Ok, in particolare Francesco ci chiedeva anche su con gli acidi umici se c'erano problemi. Immagino. Sì, nessun problema. I nostri formulati posseggono già acidi umici al loro interno. Però nel momento in cui c'è, diciamo, una prassi aziendale che vuole utilizzare altri acidi umici o aumentare la quota, non ci sono assolutamente problemi. La micorrizzazione serve anche poi per andare a ottimizzare la quantità di carbonio organico presente o importata nel terreno. Sì, anche ottimizziamo, appunto, come detto all'inizio, l'utilizzo dei nutrienti, quindi nel piano di fertirrigazione in generale si può tenere conto, appunto, dei benefici delle micorrize, facendo poi delle esperienze in ogni azienda nella personalizzazione del piano, magari iniziando a ridurre in parte l'utilizzo di altri prodotti. Sì, esatto, ci sono interessanti studi per questo, dove appunto ci sono delle prove dove si vede che si può utilizzare addirittura fino al 40% in meno di fertilizzazione sfruttando la capacità delle micorrize, oppure ottimizzare, quindi senza sprecare la fertilizzazione che già si fa, grazie appunto alle micorrize. Sì, e poi ricordiamo appunto quello che hai già detto dei 100 ppm di fosforo, quindi micorrize miscelabili, ma occhio al fosforo, quindi mantenersi sotto i 100 ppm anche in soluzione di fertirrigazione. Esatto, nel momento in cui si vogliono dare abbondanti dosi di fosforo, quindi a aumentare, essere intorno ai 100 ppm o salire, è necessario frazionare. Quindi, esatto.
è sufficiente, diciamo, frazionare le applicazioni in modo da dare spazio, diciamo, ai funghi per poter micorizzare e far partire la simbiosi. Ok, poi Giuseppe mi sa che ha perso il dosaggio sul MicoStart Bio, quindi da miscelare insieme sì. al seme. Allora, il MicoStart Bio sono 40 kg per ettaro, okay. Quindi sostanzialmente 10 kg ogni 50 kg di frumento. Ok. E ci chiedono anche dopo quanto tempo sono visibili gli effetti su una pianta come annuale come il pomodoro, per esempio. Allora, diciamo che nell'arco sul pomodoro, nell'arco di già di un mese, si iniziano a vedere delle belle differenze io parlo dal post-trapianto, quindi tendenzialmente sul pomodoro il consiglio di applicazione è da post-trapianto, è nell'immediato post-trapianto in avanti, però ecco, dai 15 giorni in avanti, quindi dai 15 giorni al mese, si vedono già bene delle ottime differenze a livello di distanza di internodi, di produzione di frutti per pianta, anche di uniformità di maturazione, quindi tendenzialmente ci sono meno bacche che scappano, diciamo, che tendono a maturare troppo in anticipo rispetto alle altre, e quindi questo è molto comodo per quanto riguarda appunto il collettamento poi dei frutti maturi, e si vedono anche delle belle differenze nel momento in cui si vanno a sezionare le bacche che stanno appunto, le pomodori che stanno maturando, e andare a vedere proprio le caratteristiche dell'epicarpo, del pericarpo e della turgidità del frutto stesso. Perfetto. Ci chiedono anche se anche su frumento usando MicoStart Bio si possono ridurre le quantità di azoto. Questa, se vuoi, posso rispondere anche io. Secondo me, appunto, il MicoStart Bio è un ottimo prodotto già completo, appunto, con azoto e fosforo per la fase della semina, e che aiuta, come abbiamo visto anche dalle foto del collega Ambrifi, che appunto ha un forte effetto starter, quindi abbiamo quella quantità sia di azoto che poi anche di fosforo disponibile per la fase di attecchimento del frumento. E la fase poi invece finale, quindi se vogliamo fare delle concimazioni di post-emergenza, sicuramente sono sempre utili, perché comunque aiutano quello che è il contenuto proteico della resa, della raccolta, e quindi se volete poi integrare con azoto, assolutamente poi rimane una pratica consigliabile dopo l'emergenza, ecco. Sulle domande abbiamo concluso, e vi ricordiamo appunto, se volete scriverci ancora, l'email che ho condiviso in chat, info@sumitomo-chem.it, trovate questa registrazione di questo webinar e tutte le registrazioni dei webinar che abbiamo fatto finora sul nostro canale YouTube. Adesso credo, Marco, siamo un anno quasi, dovremmo vedere quando è l'anniversario, perché più o meno abbiamo incominciato in questo periodo l'anno scorso, e troverete appunto quindi un anno di video, di webinar sul nostro canale YouTube, sui canali social di Facebook, LinkedIn e Instagram, vi ricordo, troverete i nuovi appuntamenti, e vi ringraziamo ancora, continuate a seguirci, e buona serata e buona cena. Buona serata a tutti, grazie.